Con l'estate la voglia di tornare a correre velocemente sicuramente è aumentata e se dovessi consigliare una scarpa un po' di stimatore voluto suggerirei la New Balance Fuel Cell SC Pacer Super Comp che di fatto vi consentirà di correre alla velocità che il vostro corpo vi potrà portare. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 198 grammi, drop 8, questa è una cosa certa, 28 mm nel tallone, 20 mm nell'avampiede, questo è più probabile che certo, anche perché New Balance non ha rilasciato i dati finali e questa scarpa non è ancora completamente disponibile su tutti i siti, anche se qua sotto vi metto qualche link. Ho amato particolarmente lo spazio nell'avampiede, che è abbastanza importante, la tomaia super racing, molto leggera, così leggera che non so quanto possa durare, la linguetta super racing, i lacci piatti che comunque si allacciano in maniera efficace, il tallone morbido ma al tempo stesso con una conchiglia nella parte bassa che vi consentirà una stabilità importante, ma soprattutto la presenza di questo fuel cell che abbiamo amato già su altre scarpe dell'azienda americana e inoltre anche la presenza di una piastra in fibra di carbonio che è utilizzata su tutta la superficie e che di fatto aumenta il peso ma al tempo stesso vi consentirà di correre davvero velocemente, anche perché qua stiamo parlando di una scarpa super rigida. Mi è piaciuto molto anche il battistrada che nella parte anteriore ha uno spazio importante, una gomma interessante, nella parte posteriore una gomma più dura che comunque consentirà a tutti coloro i quali atterrassero di tallone di riuscire a farlo in maniera efficace. Nella parte centrale è visibile, ben presente, la piastra in fibra di carbonio. Per le ripetute, ma anche per corse da 5 a 10 km, questa scarpa è sicuramente fantastica. Si tratta solo di sperare che sia disponibile su più siti rispetto a quelli attualmente presenti. Chiaramente il prezzo non è così irrisorio. Io ho sentito qualche giorno fa qui da casa mia il pro depodista, il quale ci ha raccontato pregi e difetti della scarpa stessa. Secondo me potrebbe essere una soluzione ideale per chi volesse correre le serali di questi giorni. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, io come al solito vado a bermi un coffee assieme al mio prode Minion. Ciao! Andrea, siamo finalmente giunti alla recensione completa di queste scarpe New Balance che sono disponibili oramai anche in Italia. Nei prossimi giorni faremo diverse recensioni New Balance, è comunque un marchio ben conosciuto in Italia. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ma mi si vede bene o sono storto? Tu sei davvero molto carino, simpatico e ti si vede molto molto bene. Avevo paura che vi dicessi qualcos'altro, perché qualcuno mi ha detto che questa maglietta qua è molto di dubbio sia gusto che... Vabbè, dai, lancia queste scarpe che sono pronte a prendere, col vento è difficile. Vabbè dai, adesso siamo abbastanza vicini, non, in realtà no, però sono abbastanza preoccupato. Non vale, lanciarla così, lancio così. Così. Lanciare. Allora, più o meno, meglio. Le lancio meglio, vai. Oh. Andrea, cosa ne pensi di questa scarpa? Tanto che hanno fatto un'ottima scarpa, credo che tolte le super scarpe, intendo... la TC per dire o la Vapor, la Dios Pro 2, la Takumi Sen, questa è la miglior scarpa, anzi con la Takumi Sen diciamo che è la miglior scarpa per le corse da 5-10 km. Mi sarebbe piaciuto venire al Giro del Varesotto, però non è ancora escluso che lo faccia, però non sappiamo quando sarà pubblicato questo video. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Ma sono scarpe adatte a corridori relativamente leggeri e veloci, diciamo sempre per corse sotto i 4 al chilometro. Secondo me comunque sono abbastanza ammortizzate, quindi vanno bene anche sotto dai 4 ai 15 in giù, diciamo, per sfruttarle al meglio. E, però ripeto, per gare da 5-10 km sopra anche New Balance ha delle scarpe più protettive, più reattive ancora per le gare lunghe. Quindi secondo te, Andrea, a livello di economia di corsa sono un po' indietro rispetto alle super shoes, ma mentre a livello di reattività sono allo stesso livello, forse se non addirittura superiori? Non è che lo dico io, lo dice la gomma che c'è, c'è meno materiale, quindi sì, sono meno riposanti, diciamo, sono più reattive perché
nelle curve, nelle ripartenze, sempre nelle gare più corte abbiamo molta più stabilità e quindi si va più veloce. Secondo te, Andrea, lo stavi già dicendo, perché distanze le utilizzeresti e le porteresti anche fino alla mezza maratona? Assolutamente sì, soprattutto per gli atleti più leggeri le userei anche in mezza maratona. Nascono per 5-10 km, ma tranquillamente posso farci una mezza. Se poi penso che c'è qualche pollo tipo te che ha corso con l'LT3 della Nike la maratona, direi che possono essere usate anche in maratona da atleti leggeri e veloci. A livello di peso del podista amatore, fino a che peso le consiglieresti e utilizzeresti? Scenderei a 70 kg, cioè dai 70 kg in giù. Invece a livello di tomaia, di spazio nell'avampiede, cosa ne pensi? Sappiamo qual è il tallone di Achille di questa scarpa, ma tu cosa ne pensi? So già qual è il tallone d'Achille che mi chiederai, non l'abbiamo testato abbastanza per dirlo. Poi fondamentalmente sono scarpe che durano poco perché sono super shoes e durano comunque poco. No, la tomaia in avampiede è molto ampia, avevamo detto, poi a questa linguetta racing praticamente nulla. Diciamo che è una scarpa fatta apposta per risparmiare peso in tutti i punti. È abbastanza ampio l'avampiede, guarda, si vede anche sotto l'impronta del battistrada, direi che su quello non c'è problema. Invece a livello di tallone, come l'hai vista, secondo te è una scarpa stabile oppure no? Guarda, il tallone è morbido, l'avevo già fatto vedere, c'è una mini conchiglia, cioè rispetto ad altre scarpe c'è un pochino di conchiglia qua, fino a qua. È una scarpa stabile perché comunque è relativamente bassa, non è stabile perché è una mescola molto morbida, quindi se sono un pronatore severo la sconsiglierei, però un pronatore leggero la potrebbe usare tranquillamente. Invece a livello di mescola dell'intersuola, come l'hai vista e che sensazioni ti hanno dato correndo molto molto forte? Qui parte tutto poi. No, la mescola è morbidissima, è reattivissima, sono quelle mescole che ci stanno piacendo tanto, direi. Qua c'è soprattutto nella parte superiore quella un pochino più morbida, sotto un attimino più dura, però direi che va benissimo così, siamo contenti. Invece a livello di scelta di design, la piastra è presente su tutta la superficie, è una scarpa molto rigida, come l'hai vista? Sì, questa scelta di mettere così tanta piastra praticamente per tutta la lunghezza della scarpa secondo me è vincente. Mi fa solamente paura che sia così tanto esposta qui e con qualche sasso qualcosa rischi magari di spaccarla, non lo so. È difficile, però mi fa un po' paura. Chiaramente l'hanno fatto per ridurre il peso, va bene, è abbastanza ovvio. Invece a livello di battistrada, come l'hai vista e... secondo te a livello di cambio di direzione che sensazioni ti hanno dato? Guarda, la parte più dura, che è quella blu, direi che è messa nei punti giusti, ha delle intagliature secondo me giuste per correre su asfalto, forse anche su un po' di brecciolato, quindi nelle gare con le estive un po' miste ci stanno da Dio. Paradossalmente anche appoggiando di tallone sembra comunque molto resistente, perché nella parte posteriore ci sono assolutamente tutte le protezioni necessarie. Adesso non so quanto è di altezza, sarà 35 mm, 32, non lo so, quindi comunque di schiuma ce n'è. Se poi pensi che le scarpe racing delle A1 prima erano delle ciabatte, queste hanno già tanta ammortizzazione rispetto a 4-5 anni fa. Sono delle scarpe quasi da lento rispetto alle scarpe da gara che c'erano prima, quindi sì, anche il tallone è bello protetto. E invece, Andrea, quali sono dal tuo punto di vista i pregi e i difetti di questa scarpa? Pregio è che è una scarpa leggera, stabile e reattiva per le gare da 5-10 km. Diciamo che delle gare dove ci sono tanti cambi di ritmo e di direzione più che altro, questa scarpa qua va meglio di altre, perché con le super shoes fai davvero delle curve larghe, sembra di stare sui trampoli. Ci metto il dubbio sulla parte negativa della tomaia in questo punto, perché si sente anche che c'è la solettina e ho il dubbio, non le abbiamo portate da tanti chilometri, ma ho il dubbio che si possano rompere anche loro lì. Beh, sappiamo che le Rebel 2 tutti l'hanno rotta, sappiamo che le TC molti l'hanno rotta e quindi è abbastanza probabile, se non certo, che questa cosa succeda soprattutto
per chi dovesse utilizzarla per tanti chilometri. Infatti ti chiedo, ultima domanda, secondo te qual è la durata di questa scarpa? Lei secondo me arriva a 350-400 km e dopo non la puoi utilizzare per fare i lavorettini così in pista. E avendo così poca schiuma, ma schiuma quella da bomberissimi, dura poco e dura di meno delle altre super shoes. Ti chiedo l'ultima cosa, sappiamo che il catalogo di New Balance che abbiamo appena visto settimana scorsa e sfogliato elettronicamente ha delle novità fantastiche. Hai già pensato quali di queste scarpe vorresti testare? Io l'unica cosa che penso del catalogo di New Balance è che fa una confusione pazzesca con i nomi, che noi ci mettiamo qua a fare recensioni e è un disastro. Cioè non... Dategli dei nomi tipo Fast, Elite e basta. Ci sono tutti i sì, questa qua cos'è, PC, SC, cos'è che... SC che... Pacer, poi Pacer, cosa vuol dire Pacer? Pacer, ma anche SC lì... Super Compra. Ma le altre TC cos'è che è? Top... Training and Competition. Capisci? E infatti che... alla fine uno non se lo può ricordare. E quindi no, cioè su un casotto della Madonna e... Pacer ci potevano stare come scarpe, però alla fine dopo come chiami la TC, come la chiameresti poi? No, in effetti è comunque complicato. Va bene, grazie Andrea, sicuramente per te la scarpa, che è quella che ti piace molto di più, è la 1080 V12, questa la dobbiamo testare assolutamente, te la faccio avere con un cofano. La V10 e la V11 non mi avevano fatto impazzire, per di più la V10 mi ricorda molto al periodo del lockdown. Mi ricordo ancora un mezzo fartlek che avevo abortito subito, fatto lì intorno a casa, che pioveva. Quindi ricordi un po' nefasti. Va bene, grazie ancora, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima, qua comincia a piovere.